No, numero uno. Spingi. No. Piuttosto, ve lo giuro, piuttosto lavo il culo a Linus quando ormai sta, cioè tra 3-4 giorni, insomma, quando sarà, diciamo, a letto, vecchio, anziano. Ti ascolto, poi non mi serve molto per sentirmi già meglio. Non sento le voci. Come la prima volta mi hai sconvolto la vita in quella macchina al semaforo. E so che mi perderò in questa fantasia. Forza con le voci, amici. Mi amata di viaggiare e di andare. Più bello del mondo! Noi siamo un po' di energia, dai! Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Buongiorno Italia, buongiorno! Guarda quanto è grosso! Ma perché? Piccione! Umano. Buongiorno a tutti, buon mercoledì. Oggi è una giornata importante, oggi è una giornata molto importante, soprattutto per le femmine. Ah, ti sei lavato il pene, perfetto. No, no, non lo farei mai, lo sai che schifo lavarsi il pene. C'è la vegetazione fra le palle, sappi. Ma che bello, ma che bello. Io prima o poi farò delle bottigliette, delle boccette, voglio distribuirlo alle ascoltatrici. Puzza di pen di Masseur. Oh, che bello. Di Bacco sono. Invece volevamo oggi aprire parlando di questa grande iniziativa del nostro presidente del consiglio Morenzone. Morenzi, grazie che ogni giorno ci regali queste perle. Allora, ha deciso di stanziare. Dove li trova questi soldi? Intanto vorremmo capire. Cioè, paesi in crisi continuano a inculare soldi ai cittadini ingiustamente, illegalmente, eccetera. Però lui ha trovato 2 miliardi per la sicurezza. Te lo spiego io. E per la cultura. Allora, hanno rotto a metà Giuliano Ferrara. Sì. Lui è il salvadanaio del ministro del tesoro. Allora, siccome nel porcellino ci stanno mediamente dai 25 ai 30 euro, dentro Giuliano Ferrara c'erano 2 miliardi di euro. Pensa, dentro Giuliano Ferrara c'è il cavò. Pensa, incredibile. C'è una feritoia dove mettevo le monete tutte le mattine. Esatto. No, poi la cosa che mi piace è che Renzi, come tutti i politici, soprattutto italiani, quando succede una sciagura, una tragedia, allora trovano i soldi per occuparsi di sicurezza, della cultura, del paese. Ma se avete fatto tutto questo per impoverire i cervelli degli italiani, ma del mondo intero, perché più la gente è ignorante, più la gente è pilotabile. Le pecore, noi siamo pecore, burattini, ma guidati da voi, bastardoni del cazzo. Pensa che gliel'ha detto perfino il Papa. Non è uno scherzo. Bergoglio gli ha detto: cazzo, avete trovato i soldi per la guerra, ma quelli per il lavoro no. È vero, ma è così. Com'è possibile, cazzo? Ma aspetta, ragazzi, la chiccona è questa, perché ieri abbiamo parlato del fatto che i poliziotti, i carabinieri spesso cercano di svolgere il proprio lavoro, tra l'altro con diverse difficoltà, dalla divisa ridicola che gli danno alle autovetture che non funzionano. Ridicola come qualità. Io ho visto intervenire un poliziotto ieri in centro, è sceso dalla macchina correndo, ha fatto bang, bang, bang. Cioè, aveva una pistola di carta. Sì. Guarda che comunque se c'hai Miracle Liquidator fai casini, sono becchi negli occhi. A parte che ieri era uscita la notizia che è arrivato un partito di proiettili difettosi, se non sbaglio erano tipo 6 miliardi di proiettili, praticamente spari al contrario, cioè ti colpisci da solo. Esatto. Ma erano parte questo, destinati ai carnevali napoletani, credo. Renzi ha detto che darà 80 euro alle forze di polizia a testa. Questa è la fissa dello 08, ragazzi. Cioè, Renzi ha la fissa dello 08, ma perché per forza 80 euro? Non lo so.
com'è sta cosa? E cosa lui regala 80 euro a tutti, tutti, è una compilation. Pensa, non è lui è da Natale degli anni passati, quando era bambino lui regalava già gli 80 euro alle persone. Ha fatto comunque cose che costano 80 euro. Ha fatto la compilation 80 euro di scoparti. Sì. Ma perché 80? Ma cosa cambi con 80 euro a un poliziotto? Ma mettilo nelle condizioni di essere orgoglioso del lavoro che deve svolgere. Ma dagli una divisa dignitosa, delle macchine dignitose, dagli anche un pizzico di potere. Ma prima di dargli potere, magari li devi anche istruire, perché purtroppo capita spesso che tu dai in mano l'arma a uno che fino all'altro giorno dirigeva il traffico, certo, senza neanche spiegargli come funziona, e poi fa cacate. Quello fanno dei corsi straordinari. Anche il carabiniere che c'ha i pantaloni dell'Adidas staroccati, sono tre le strisce, non è una. Cioè, vede che non sono dell'Adidas. Ma la cravatta, anche questa è cravatta. No, ascolta, partiamo uno per volta. Dai. Allora, il pantalone con la striscia rossa. In un conflitto a fuoco di sera. Cioè, è come un tirassegno. Esatto. Cambiamo un attimo questa tendenza. Almeno di sera vestiamo in scusate, allora, il passato dei carabinieri. I carabinieri erano una storia pazzesca, no? Certo. È giusto tenerla in una vetrina, la divisa, tutte le varie divise dei passati secoli. Le teniamo lì belle da guardare. Ma tu devi pensare anche che uno deve rincorrere un criminale se c'ha le scarpine con le suole lisce. Cioè, i carabinieri è gente che ha arrestato Pinocchio. Cioè, voglio dire, è gente che ha una storia. Hai sentito che se l'è presa con le forze dell'ordine, no, Fabio Alisei? Fabio Borghini è nato a Genova, è una merda. Io ho una fiamma a casa che non si spegne mai, il loro onore. Sei sempre lì fedele quando io compro sempre il loro calendario, anche quelli già scaduti. Ragazzi, attenzione, perché non abbiamo finito la notizia. Allora, Renzi ha promesso 80 euro alle forze dell'ordine e 500 euro ai 500.000 italiani che compiono 18 anni. Ma scusa, fa il regalo di compleanno, scusa, una roba carina. Scusa, serve ma non c'è un bilancio, cioè, ma scusa, la limousine per il 18esimo gli offre. Sì. Ma che cazzo serve? La pippata, la puttana e la limousine, il carabiniere e il poliziotto devono accontentarsi di 80 euro. Ma io cioè, questo sarcasmo non lo apprezzo, perché sai quanto costa oggi fare il video del pre-18esimo da mettere su YouTube? Allora, tra l'operatore che viene, quello che te lo monta, la color correction, guarda che 500 non ti basta. E il video del pre-18esimo, se non lo fai, sei un coglione. Renzi, fai una bella roba, basta, ritirati, metti lì un altro, uno almeno con una faccia credibile. Io ogni volta che vedo te parlare in televisione mi immagino la Mini posteggiata fuori, non ce la faccio. È una roba pazzesca. La più figa... Poi c'è il chitarrista, basta. La più figa è quella di taggare i terroristi su Twitter, quella mi piace. Sì, bella, molto bella. È quasi il bello di Paola Ferrari. Parliamo di cose invece più intelligenti, come questo blocco meraviglioso che racconta una fetta di vita vera. Ognuno di noi ha una troia a casa. Ma no, non è esattamente il senso della cosa. No, è il fatto dell'introspettività di una persona che mi sto già rompendo i coglioni da solo, fantastico. Ma vai a fare in culo, vai. Due volte vado, cazzo. Fai tre volte, anzi, prendi 80 euro e vattene a fanculo. Per fortuna mi sono portato questa scatolina di vaffanculo, perché c'è sempre uno pronto per te. Grazie, me ne mangio una volentieri. Ci colleghiamo con Caro Diario, puntata importantissima. Andiamo, vai.